quanto pare la primavera quest'anno non c'è stata e siamo ora in attesa del torrido caldo dell'estate, che però per il momento si fa attendere. L'improvvisa ondata di freddo che nelle ultime settimane si è riversata sull'Italia ha determinato un brusco abbassamento dei valori termici e addirittura il calo della quota neve su Prealpi e Alpi. È stata definita dai media un evento eccezionale, per non dire da record, per il mese di maggio. E bisogna dire che climaticamente, visto il periodo, ci troviamo dinanzi a un quadro anomalo per l'ultima decade di maggio, dovuto alla massiccia intrusione di masse d'aria fredda di origini subpolari che sono arrivate fino al Mediterraneo. Sicuramente la primavera del 2013 passerà come una stagione fresca e piovosa per le regioni settentrionali soprattutto, dove in meno di un mese è caduta tantissima pioggia. Eppure non basta andare molto indietro nel tempo per trovare periodi primaverili particolarmente freddi e piovosi, come quello del 1991. E basta anche ricordare le gelate che interessarono molte aree della pianura padana nel giugno del 1956, mentre nel 1957 il termometro scese a meno 22 gradi sul monte Cimone, anche se queste temperature furono registrate nella prima decade di maggio. Secondo alcuni dati, dal 1944 ad oggi il nostro paese ha speso 3 miliardi e mezzo l'anno per riparare i danni da catastrofi naturali dovuti a fenomeni legati al clima. In base alla ricerca, quasi 9 italiani su 10 sono convinti che il clima sia cambiato negli ultimi 20 anni. Il 92% è preoccupato per le conseguenze del cambiamento climatico. Ad essere scettici sul fatto che questi cambiamenti sono dovuti all'attività umana sono gli americani. Infatti il 42% ritiene che i cambiamenti climatici siano da imputare a fattori naturali. Nuove simulazioni climatiche, basate sui più recenti dati disponibili delle serie storiche, tendono a ridimensionare le ipotesi più estreme legate all'incremento termico previsto per i prossimi decenni ed è dovuto all'effetto serra. Se le emissioni di questi gas non scenderanno, verrebbe comunque superata la soglia dei 2 gradi. Però bisogna anche dire che c'è chi non la pensa così e in Russia uno dei fisici solari più autorevoli al mondo, Habibullah Abdusamatov, dice che il pianeta è sull'orlo di una nuova era glaciale. Ne ho già parlato in altri miei video. Abdusamatov è il capo della ricerca spaziale presso l'Accademia Russa delle Scienze di San Pietroburgo ed è anche direttore del segmento russo della Stazione Spaziale Orbitante Internazionale. In una intervista, Abdusamatov ha detto che i risultati della ricerca della ISS hanno indicato un calo nella radiazione solare, che sta avendo un effetto drammatico sul clima globale. Secondo questo scienziato, i dati indicherebbero l'inizio di una mini era glaciale. Nel mondo scientifico russo e per molti scienziati occidentali, la tesi è che sia l'attività solare e non le emissioni di anidride carbonica ad influenzare le temperature globali. Secondo Abdusamatov, il riscaldamento globale nel corso degli ultimi decenni del XX secolo è stato causato non dalle emissioni di gas serra, ma dalla degassificazione di grandi quantità di biossido di carbonio rilasciato nell'atmosfera dagli oceani, processo che è stato innescato dal maggiore irraggiamento solare. Abdusamatov ha detto che vi sono stati 5 periodi di freddo negli ultimi 1000 anni, quello del 1030, 1315, 1500, 1680 e 1805. Tutti durante i minimi di Maunder, ovvero durante minimi di attività solare, e che un altro periodo freddo era previsto e sarebbe avvenuto, indipendentemente dal fatto che i paesi industrializzati mettessero o meno un limite alle loro emissioni di gas serra. Abdusamatov ritiene che una nuova piccola era glaciale inizierà questo o il prossimo anno e toccherà un minimo di temperature intorno al 2040. Gli scienziati su questo argomento sono fortemente in contrasto. Non si riesce bene a capire chi abbia torto e chi abbia ragione. Non ci resta che aspettare e se l'ipotesi di Abdusamatov è quella più giusta, dovremo anche preparare cappotti e pellicce. Mi raccomando, pellicce sintetiche. Grazie, alla prossima.